Emma Marrone, parli piano, canta Damiano e fai. È troppo tempo che li sopportavo, ma persa prima il bene dell'italiano. Avremmo messo su palazzi interi con tutti i soldi che gli amo dare. Oggi ritorna la Serie A, quindi risultato esatto con primo marcatore de Milan Empoli. Scelgo tra chi ci prendo riposto, scrivetemi un privato e state tunet. Come cazzo si dice che c'ho una quota? Milan vincente contro l'Empoli, quota 16. E se perdiamo Cilan, regà, è tutto vero, dico per quelli nuovi, ci stanno sole, solette. Giocate e poi vedete, prossima storia. 16! Non capisco perché nessuno mi si prende. Eppure c'ho un bel lavoro. Prendo 1500 euro al mese. Ma più pure 7 cazzi diversi a settimana. Non ho visto un altro, regà. Stanno così e fanno... Che è? C'hai il Parkinson o è un tic? Ma come fate a farsi in boomerang? Andate via! Sorry. Lo so, vi faccio una domanda retorica. Salve. Se lo vediamo uomini e donne stasera, sì o no? Lo so, è scontata, eh? Però ve lo chiedo. Dovesse via male, fatemelo sapere. Se lo vediamo sì o no? Salve. Allora, regà, stasera naturalmente lo sapevo che facciamo... Facciamo le storie assurde, uomini e donne. Dicevo, visto un po' dei messaggi che mi avete mandato, ma Lorenzo, secondo voi, chi sceglie? Fatemelo sapere. Il Cobra. Ma comunque lui ferma, te manca arrivato, sono passati 4 secondi e mezzo, ce la stavo a paccare tutte e due, oh. Vedi che roba, oh. Ma fatta una scopata, compà. C'è gli ormoni che te misurano con la stecca e l'olio. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, la la, la la, po, po, Teletubbies, Teletubbies, ah, no, ciao, ciao, ciao. Tiè. Ma che t'hanno scongelato? Ah, vedi che befa. Ma c'è una parrucca per forza. Comunque, regà, Lorenzo, 22 anni, ma dove? Pare che ce n'ha 87. Ma che sei matto? Ho un contrimessaggio, dici, senti, ma i nipotini dove stanno? Ma chi ha la pensione, gliela danno, Da quanta via? Ma chi deve essere, oh? Ma dove deve essere? Al centro anziani? Vedi che roba, oh. Pomeriggio bocce. A sera briscola e 3-7. Oh, all'impese di Annan. Vedi come sei vestita, oh. Ma chi t'ha dati? Oh, ma il cavallo non l'ha lasciato. Ma non dormi stanotte al maneggio? Mamma mia, oh. Magari ho rubato dentro la barra del dandio, oh. Certo, regà, che Gemma che te dai consigli sull'amore è come chiede a Canavacciuolo come si fa la dieta. E come cazzo si fa? Ah, vedi che mummia. Ma sentite come ve leggo sta scelta. Secondo me, qui il cinquantenne De Lorenzo sceglie Claudia perché Giulia c'ha paura che gli dice di no, secondo me. E Claudia gli dice di sì. Mamma mia, questi quanto me stanno sul cazzo sti stilisti. Ah, raga, io giuro, io non ci andrò mai là, mai. Ma se un giorno dovessi andare dentro al castello e fare la scelta tutti gli amici miei, con la tuta devi venire, con la tuta dei footlooker devono venire. Ma se no, ma chi cazzo gli fa entrare? In realtà Lorenzo non gliene frega un cazzo di vestiti, Gli sta a guardare i corte, credo, guarda che coscio, sai che mozzico che gli darebbe io, tiè. Vai, Lore. Vedi che stivali ha dell'Ellis, ma chi ha rubati? La madre. E come fai? Te credo. Tu, quello degli abita, chi è? L'avevo detto, regà. Alla prossima, io se mi fanno le scommesse su uomini e donne, faccio pure quelle, piamo pure quelle, la pampa.
uomini e donne.